Salve amici, come abbiamo visto ieri c'è stato qui il nostro amico Vincenzo Cesario che ci ha parlato della sanità. Oggi un argomento altrettanto importante perché si parla di politica e soprattutto di politica locale, si parla del Consiglio Comunale di Scalea. Noi, come sapete, l'abbiamo seguito da sempre, abbiamo seguito la campagna elettorale già dalla fine del 2015. Oggi, guarda caso, sono 3 anni che è stato eletto il sindaco Gennaro Licursi. E chiaramente il più votato, la lista più votata, però da quel momento ad oggi ci sono stati dei trambusti, delle tergiversie, delle difficoltà, cambi di casacca, eccetera, eccetera. E proprio per questo io ho qui ospite un amico più che un consigliere comunale, Eugenio Enrico. Buonasera Eugenio. Buonasera a voi. Noi chiaramente ci diamo del tu perché sarebbe quasi illogico darci del lei davanti alle telecamere. Eugenio, noi abbiamo seguito la tua storia degli ultimi anni in politica, abbiamo visto, diciamo, la tua avventura, abbiamo apprezzato la tua avventura come consigliere comunale e ci tengo a ribadirlo senza un soldo, va bene? E quindi è stato complicato. Adesso sei consigliere di opposizione. Lascio a te la parola per raccontarci in breve questa esperienza. Sì, voglio essere retrospicente, Umberto, ma lo voglio fare in maniera fugace, insomma, perché altrimenti ce ne sarebbe tanto da dire e tanto da parlare su quelli che sono stati i 2 anni e mezzo appunto, dell'appartenenza all'amministrazione, alla maggioranza Licursi. Allora, come voi ben sapete, come i cittadini sanno, come tu sai, io avevo una lista, la dovevo presentare e quindi ero pronto a scendere in campo come capolista. Poi sono successe delle anomalie, nel senso che la mia lista si è sgretolata per l'ingerenza di alcuni politici navigati, alcuni politici che hanno, poi sappiamo, gli ultimi giorni, no? Qual è la strategia di gente politicamente senza scrupoli che cercano di destabilizzare tutto un processo che si era costruito negli anni. Si riesce a giocare su più tavoli, Io per in così dire. effetti avevo composto una lista formata da gente competente, una lista che avrebbe sicuramente riscosso un certo risultato elettorale. Comunque poi alla fine ho perso pezzi e quindi di conseguenza alcuni di coloro che appartenevano alla mia lista di comune accordo abbiamo deciso di scendere in campo. Ho detto di no a diverse liste, ho detto di sì a Gennaro Licursi perché è stato colui che si è presentato la mattina alle 8:30 nella sede dove, insomma, la fucina delle idee che ci apparteneva. Ho detto sì a Gennaro Licursi, in effetti io sono stato insieme ad un altro componente della mia lista, siamo stati gli ultimi ad entrare e ricordo, come già ho detto in diverse interviste e in diversi incontri, di essere entrato una mezz'ora prima della chiusura delle liste. Comunque, abbiamo portato entusiasmo in questa lista, abbiamo lavorato bene, abbiamo cercato di fidelizzare quante più persone possibili, gente che ha creduto in noi, e in 2 persone, pensate un po', 2 persone che facevano parte di una lista, hanno portato nella compagine di Gennaro Licursi 500 voti. Sono quei voti che hanno dato la possibilità a Gennaro Licursi di amministrare. Quindi lo possiamo di dire ad alta voce, grazie a me e grazie anche a Renato Lombardo, se Gennaro Licursi ha avuto questa affermazione.
Dopodiché sapete che sono cominciate a nascere le prime incomprensioni, Renato Lombardo che è colui che prese veramente una marea di voti, è stato o il primo o il secondo degli eletti, è stato subito defenestrato, cacciato fuori, i motivi il sindaco li ha spiegati in un'audizione davanti alla commissione antimafia. A Roma, andando addirittura in diretta radio. Quindi poi si è verificato appunto che è stato defenestrato il consigliere Lombardo. Sulla scia del consigliere Lombardo si è posta anche la consigliera Fanfarillo, che appunto nel seguire le decisioni di Lombardo, anche lei si è posta all'opposizione. Quindi gente della maggioranza che va all'opposizione, ma gente dell'opposizione che è passata in maggioranza, come Achille Tenuta, come Francesco Saverio Di Lorenzo, come Scusami Silvio Eugenio, Longobucco. perché io, come dico sempre in questo tipo di interviste, in qualche modo rappresento il cittadino medio che vorrebbe capire. Ufficialmente sono passati in maggioranza o ufficiosamente? Cioè, perché io so che tu in questo momento fai parte Dell'opposizione. dell'opposizione, ma con un emblema che si chiama Pensiamo a Scalea, Certo, giusto? Sei il segretario, certo. Sono il capogruppo. il capogruppo. Quindi l'avvocato Tenuta è comunque all'opposizione È ufficialmente. l'opposizione, certo, è l'opposizione. Perché tu prima dicevi è passato in Sì, maggioranza. all'epoca, dal momento in cui sono entrato anche io a far parte dell'opposizione, soprattutto nel gruppo di Pensiamo a Scalea, in effetti si sta già notando che in Consiglio Comunale Achille Tenuta non è che voti a favore, insomma, di quelle che possono essere le proposte dell'amministrazione comunale. Quindi si è distaccato dalla posizione Si è iniziale di dare una mano alla. Perfetto. distaccato, insomma, possiamo tranquillamente dirlo, anche alla luce poi di quello che è stato l'ultimo consiglio comunale. È passato in maggioranza, come sappiamo tutti, il consigliere comunale Silvio Longobucco. Longobucco. Non lo so se presto entrerà anche a supportare questa maggioranza il consigliere Bergamo, perché proprio Bergamo dai banchi dell'opposizione ha chiesto al sindaco di poter essere così utilizzato per dare consigli, per così portare un po' come posso dire, di utilità a quello che il a quelle che sono le proposte della maggioranza. Difatti, da quello che si è potuto capire, Bergamo si vorrebbe occupare di quelli che potrebbero essere i finanziamenti europei, quindi Europei. attraverso la presentazione di alcuni progetti e quant'altro, anche se credo che ormai sia troppo tardi perché non manca molto alla scadenza di Eugenio, questo scusami mandato. perché io devo anche fare un po' chiarezza, perché poi ascoltandoti riesco a seguirti, ma conoscendo dei meandri mi sembra un po' strano. Noi come PS abbiamo seguito, mi sembra, i primi tre o quattro consigli comunali, poi per nostra scelta abbiamo deciso di non farlo più e di, per così dire, allontanarci un po' dalla bagarre politica che succedeva perché, ahimè, onestamente non mi andava di essere fermato per strada, che qualcuno mi domandava, ma quello che ha fatto, quello che ha detto, perché io, vedi, noi stiamo solo chiacchierando, sei tu a rivelare delle cose o meno, io lo riporto soltanto. Ma la cosa che ricordo bene è che il sindaco, al di là se lo diceva sul serio oppure no, dal primo momento ha detto dateci delle proposte. Ok? Magari lo hanno fatto alcuni prima, alcuni dopo, adesso siamo giusto a 3 anni e tu adesso mi stai rivelando che il consigliere Bergamo vuole dare una mano alla maggioranza, quindi diciamo Ma lo ha che detto in ognuno Consiglio di noi ha i Comunale, suoi quindi. tempi di reazione. Sì, lui lo ha affermato in Consiglio Comunale Bergamo, quindi io adesso non so quelle che saranno le decisioni del sindaco, se
farsi dare un contributo da Bergamo oppure meno. Quindi, però so che insomma c'è stata da parte di Bergamo questa proposta. E sì, stavo parlando di questa rivoluzione che è successa all'interno della maggioranza con persone che erano all'opposizione, che sono poi si sono trovate in maggioranza e con persone che, come me, ad esempio, che era in maggioranza, che è stato uno degli artefici che ha portato alla vittoria il sindaco Gennaro Licursi, perché grazie alla mia entrata in questa compagine si sono venute a creare delle condizioni tali da appunto far avere un risultato più che positivo a Gennaro Licursi. Un sindaco che mi ha affidato appena insediati, mi ha affidato delle deleghe importanti che io stavo gestendo nel migliore dei modi, in maniera operativa, stando presente dalla mattina, posso dire alla sera, nella casa comunale, ascoltando quelle che erano le proposte dei cittadini, risolvendo tanti e tanti problemi dei cittadini. Questa mia operatività, questo mio lavoro, voglio peccare di presunzione, ben fatto. In effetti, voi sapete che io ho lavorato per 2 anni e mezzo con 0 euro, e ho fatto delle cose importanti, delle cose che sono piaciute e che sono andate nell'interesse della collettività. Eugenio, anzi io posso perché è passato per le mie mani in qualche modo, perché sono venuto più volte da te in ufficio per organizzare, per cercare di fare qualcosa, e tu ti sei anche impegnato per altri assessorati. Io ho Certo, ma visto che non solo il tuo assessorato, che era ben preciso, sport, spettacolo e turismo, ma spesso sei dovuto intervenire su quello della cultura. io mi sono impegnato anche in quella che è la delega della cultura, ma non perché ho voluto scavalcare l'assessore alla cultura, ma perché io ero più presente, quindi anche gli altri assessori si fidavano di me, anche qualche volta mi sono anche così impegnato sotto l'aspetto del commercio, insomma siamo riusciti a fare qualche cosina. Quindi non per voler scavalcare i colleghi, ma perché ero la persona più presente e quando veniva qualcuno trovava me e quindi io Diciamo il tuo mi rendevo disponibile. background di giornalista, di radiofonico, di Però, conoscere tantissima gente. Umberto, questo, stavo dicendo prima, questa mia operatività, questo mio impegno, questo mio lavorare senza un euro e lavorare senza un euro, ma produrre molto, Ci sono i fatti che lo ci dimostrano. sono i fatti che lo dimostrano, tant'è che insomma ogni inizio estate io attraverso le mie amicizie, perché tu sai benissimo, no? Essendo stato per anni nel settore della musica, insomma nel giornalismo e quant'altro, noi abbiamo fatto il primo anno ad esempio una serata in piazza con l'HD, all'amministrazione comunale è costata zero, però è stata una serata indimenticabile che ha portato lustro alla nostra città. Quindi volevo dire, questo mio interesse, questo mio lavoro è stato frainteso. Allora, se un sindaco mi affida delle deleghe importanti, io devo affinché l'assessore vada a, come posso dire, a ripagare quella che è stata la fiducia del sindaco, si deve impegnare. Certo. L'impegno in che cosa consiste? Nell'organizzare, nel fare, In nell'essere sempre produrre presente, risultati. no? Di produrre risultati. Questo mio impegno è stato frainteso. Forse si è pensato che io volessi scavalcare qualcuno. E allora ne ho pagate le conseguenze. Proprio una questione di gelosia. La prima è stata una questione di gelosia. Il secondo motivo per il quale sono stato defenestrato, estromesso dalla maggioranza, è un qualcosa di avulso.
rispetto alla casa comunale, perché mi era stato proposto di candidarmi alla provincia. Veramente già mi era stato proposto 2 anni fa e non accettai perché il sindaco, io siamo appena 6 mesi che ci siamo insediati, ho preso impegni con altri consiglieri, non ti devi candidare e non mi sono candidato. 2 anni dopo ho avuto la proposta, ancora il sindaco con una certa veemenza mi impediva di candidarmi, quindi mi impediva di crescere, mi impediva di frequentare platee politiche importanti, quindi cominciare ad essere attorniato da chi mastica veramente, veramente la politica. Che probabilmente, visto come vanno, scusa se ti interrompo sempre, le cose politiche in Italia, forse un consigliere comunale, un assessore comunale che diventa anche consigliere provinciale potrebbe essere un punto di riferimento in più per il Per comune. un assessore sarebbe stato importante, per il sindaco invece che ha 1.000 problemi, no, da gestire nel comune che amministra, secondo me Dispersivo. è molto, molto dispersivo, nel senso che quando ho deciso di candidarmi, l'ho fatto, ma non è che c'era qualche incompatibilità, perché anche il sindaco ha voluto candidarsi alle provinciali. Io sono stato molto chiaro con lui, ho detto fammi fare questa esperienza, voglio fare questa esperienza, al di là dell'elezione o meno. Ti vuoi candidare pure tu? Ti puoi candidare, possiamo essere tut eletti tutti e due, come puoi essere eletto tu o posso essere eletto io. Quindi non c'era nessuna incompatibilità, gli ho detto addirittura pigliati tutti i voti della maggioranza, io me li vado a cercare altrove. Lui con una certa veemenza, no, non ti devi candidare, non ti devi candidare, non ti devi candidare, una questione di gelosia. Anche questo mi ha dato fastidio, ho deciso di candidarmi e sono stato così estromesso per una questione che non riguarda il comune, sono stato appunto estromesso dalla maggioranza. E chiaramente le motivazioni che ha riportato sul provvedimento di revoca non stanno né in cielo né in terra, non stanno veritiere, perché lui praticamente ha motivato come se io avessi ostacolato la sua attività amministrativa. È impossibile perché c'è, cioè, un assessore che ha sempre votato a favore delle delibere di giunta, un assessore che ha sempre votato a favore delle delibere di consiglio, fino alla sera prima si andava a braccetto. È impossibile che io ho ostacolato l'attività dell'amministrazione comunale. Quindi Diciamo questa. che spessissimo in politica subentra anche il discorso personale, ma a Sì, tutti i livelli accade. questa è stata una questione di gelosia, voler, come si, cioè, si è seguito uno schema politico desueto, no? Anacronistico. Quando si vedeva una persona che stava crescendo, magari più del sindaco, gli venivano tagliate le gambe perché, insomma, non si doveva crescere. Questo è stato il Eugenio, discorso. andiamo subito a quello che è accaduto ieri, perché tu in una telefonata stamattina dove ci scambiavamo, tra virgolette, gli auguri per cose nostre private, mi accennavi a quello che è accaduto ieri. Poi ho letto il tuo lungo post sui social e quindi raccontami, È perché c'è stato, un'anomalia enorme in quello. sì, è stato un consiglio molto, ma molto particolare. Io ci sono anche uscito con un comunicato stampa dove ho evidenziato quello che appunto si è verificato all'interno del consiglio comunale. E io, in qualità di capogruppo di Pensiamo a Scalea, insieme all'avvocato Tenuta, abbiamo presentato una mozione riguardante la realizzazione di un cimitero per gli animali d'affezione. Questo è un qualcosa di importante perché, se noi teniamo conto che a sud l'unico cimitero per animali d'affezione si trova a Reggio Calabria, a nord si trova a Napoli, quindi avere un territorio, no, disponibile dove poter realizzare un cimitero per gli animali, tenendo anche conto che in una famiglia su 3 esiste un Un animale, un animale cane d'affezione, sì. o un gatto, questo
questa struttura avrebbe anche portato del lavoro a qualche cooperativa, a qualche giovane, se non voleva, se non voleva gestire il comune. Quindi noi abbiamo così presentato questa mozione proponendo di appunto sposarla e cominciare a lavorarci, perché non è giusto, no, che un proprietario che tiene per il proprio animale, io ad esempio ho un cane che ha 14 anni, c'è un pastore tedesco che ha 14 anni, e una volta che verrà a mancare non potrò mai abbandonarlo tra le sterpaglie, cioè in cuor mio ci sarebbe, quindi ecco un posto anche dove portare un animale d'affezione ci vuole soprattutto per un senso di civiltà. Noi avremmo dato un'impronta speciale per quanto riguarda il nostro territorio. Quindi non è che poi c'erano spese da affrontare, che qualcuno mi dice ci sono le strade rotte, ci sono altri lavori a cui pensare, roba varia. Questo era praticamente è una struttura che potrebbe essere gestita anche da privati. Certo. Dai privati. Se il comune non, l'importante è che il comune delineava delle linee. Per realizzare il canile c'è bisogno di questo, questo e questo. Una persona che lo voleva realizzare si informava qual era l'iter da seguire e realizzava il cimitero per gli animali di affezione. Quindi anche questa volta a costo zero per il comune di Scalea. Il sindaco ha ridicolizzato anche questa nostra mozione perché durante la sua allocuzione ha dichiarato che potrebbe inserirla nel programma di quello che sarà il suo secondo mandato. Quindi lui si ripresenterà, tant'è che Bergamo a questa esternazione del sindaco è rimasto un po' basito e ha chiesto appunto al sindaco, dice, ma come, ti ricandidi di nuovo? Quindi voglio dire, una persona che poi ci scherza su questo, non tenendo conto di quella che è la sensibilità della persona che ama il proprio cane o che ama il proprio gatto, insomma, c'è un detto che conosciamo tutti quanti: chi non ama gli animali non ama se stesso. Quindi questa mozione che avrebbe potuto dare una svolta anche di civiltà alla nostra città è stata purtroppo bocciata, e di questo io sto leggendo, moltissimi sono rammaricati e moltissimi mi stanno esprimendo solidarietà, perché l'iniziativa era davvero importante, noi abbiamo davvero lodevole. Gatto. Una cosa, volevo soffermarmi un attimo, perché voi ieri avete riproposto appunto una proposta, scusa il gioco di parole, del Movimento 5 Stelle, che l'aveva già fatto attraverso l'ex consigliere Renato Bruno. Avete riproposto perché ritenete giusto farlo? Abbiamo riproposto perché secondo noi quella mozione che Monose, è stata approvata all'unanimità, era, secondo me, è rimasta nei cassetti, perché ancora non se ne parla, non c'è stata nessuna attuazione, l'amministrazione comunale non ha fatto nulla, e di conseguenza abbiamo pensato di ripresentare una mozione riguardo all'uso dei prodotti contro l'uso dei prodotti in plastica. Insomma, abbiamo dato anche un termine, no? Dando la possibilità ai commercianti di adeguarsi entro il 2020. Qui c'è un paradosso che è grossissimo, perché la proposta dei 5 Stelle, diciamo similare a quella che è stata presentata da Pensiamo a Scalea, dal sottoscritto in qualità di capogruppo, è stata approvata all'unanimità 6 o 7 mesi fa dal Consiglio Comunale. Nel Consiglio Comunale di ieri, la proposta è ieri stata... Era il 5 giugno ieri 2019. Era il 5 giugno, vero, 5 giugno 2019. Nel Consiglio Comunale del 5 giugno, che cosa è successo? Che la maggioranza, quasi tutta la maggioranza, ha votato a favore di questa proposta. Ad un certo punto, il vice sindaco
che è, attenzione, assessore all'ambiente, e questo ricade in quello che è il suo assessorato, ha votato contro. Cioè, siamo rimasti basiti. Un assessore all'ambiente che praticamente avrebbe dovuto presentare lui, no? Una mozione del genere contro l'uso della plastica e dei prodotti similari, che cosa fa? Vota contro. Cioè, allora dobbiamo far continuare ad utilizzare la plastica. Siamo rimasti... Io, per carità, lungi da me... Io non so che cosa pensava il vice sindaco, se era sì, concentrato appunto, sul consiglio comunale, però è una brutta immagine questa per Scaletta. Oggi anche i nipotini che abbiamo, chi ce l'ha da 3 a 5 anni, non sa dove mettere il bicchiere di plastica, perché qualcuno gli sta insegnando che è meglio tenerla in riciclaggio, addirittura non utilizzarla, perché... Anche nel Tirreno abbiamo un'isola di plastica fra la Sardegna e l'isola d'Elba, se ci aggiungiamo pure i nostri, insomma, ormai il pianeta non ne può più. E quindi l'individuo, al di là del proprio ruolo, della propria carica comunale o europea, dovrebbe avere il senso logico di dire stop, questo che mi stai dicendo mi lascia un attimino... E agli atti, quindi... E la cosa poi che è stata davvero vergognosa in Consiglio Comunale, quando il sindaco si è espresso dicendo che quando lui si reca presso gli enti regionale o provinciale per chiedere delle situazioni che di cui deve beneficiare di Scalea, di alcune cose che toccano, no, al paese, quindi lui ci va piangendo. Lui arriva alla Regione Calabria, espone il problema e piange. Dopodiché ha detto: e io so piangere anche bene. Cioè, non è un discorso da fare, cioè un sindaco che parla in questi termini, ma è veramente degradante, insomma. Noi abbiamo bisogno di politici che vanno all'ente regione, che bussano alla porta e che con azioni politiche, anche con una certa veemenza, si devono far rispettare. No che il sindaco va alla Regione Calabria, piange, diventa prone e poi dice che sa piangere bene, per ottenere cose che ci toccano. È vergognoso. È davvero un sindaco di Scalea. Eugenio, io chiaramente adesso mi inquadra la 2, perché voglio anche dire a chi ci ascolta e le persone che sono state tirate in ballo in questo discorso che noi siamo qua, tutti hanno diritto di replica, perché potrebbe capitare pure che il mio amico, ma l'amico di tutti, Eugenio Orrico, ci ha detto delle non verità. Quindi, certo, se qualcuno vuole, noi siamo qui, basta una telefonata, organizziamo, accendiamo le luci e via. Lo dico perché io ti credo. Non a caso agli inizi dell'incontro ti ho detto: noi a un certo punto abbiamo deciso di evitare, ma non perché ce l'abbiamo contro qualcuno, per carità, perché sai, quando si comincia a giocare a scacchi ma non si riesce a capire che gioco stiamo giocando, si muovono le pedine senza capire, è meglio starne fuori, altrimenti potresti rimanere incastrato. Certo. Tu che fai giornalismo, lo fai da tantissimo tempo, sai benissimo che basta un'intervista sbagliata, una mossa così, e potresti essere etichettato, ok? Certo. Io le mie etichette ce l'ho, le ho scelte e me le tengo care, ma sul piano del guazzabuglio di Scalea non ci voglio entrare, ma non perché, ci voglio entrare così. Io volevo esprimere solidarietà al consigliere comunale di Lorenzo, perché il consigliere comunale di Lorenzo sicuramente dietro garanzie ha deciso di collaborare con l'amministrazione comunale, quindi anche lui aveva delle deleghe di una certa rilevanza, come quella della polizia municipale. E proprio qualche giorno fa
il consigliere Di Lorenzo ha rassegnato le dimissioni. Questa è una notizia che non sapevamo. Sì, ha rassegnato le dimissioni, io l'ho scritto anche nel mio articolo, adducendo a motivazioni personali. Però io non credo che ci siano motivazioni personali, io credo che siano venuti meno i presupposti per continuare a condividere quello che è il percorso che porterà questa amministrazione a fine mandato. Ma non solo volevo esprimere solidarietà al consigliere Di Lorenzo, ma volevo anche esprimere solidarietà ai consiglieri comunali di maggioranza, perché oggi sono 3 anni e non sono stati tenuti in considerazione per niente. Quindi, di qualcuno non conosciamo nemmeno la voce. Sì, più di qualcuno, però mi dispiace, sono bravi ragazzi, ma questo è l'unico sindaco, credetemi, che non ha dato deleghe ai consiglieri comunali. Io non ho capito se non si fida, se sa che i consiglieri comunali non potrebbero poi saper condurre una delega che gli potrebbe essere... Non credo. Perché che gli potrebbe essere... Scusami, ti devo interrompere, ma non credo che non abbia fiducia di chi ha scelto lui per fare una lista, no? Perché tu hai detto agli inizi, poi siamo subentrati, alla fine, eccetera. Però il grosso della lista già era fatto, quindi queste persone meritavano tutta la fiducia, no? Meritavano. Sono state tutta scelte la per fiducia. Però dopo 3 anni ancora purtroppo non hanno una delega. Ma forse perché stanno imparando, perché come sono ritenuti incompetenti da parte del sindaco? Questo è grave. No, io non dico niente, però voglio dire, uno pensa, no? Dal momento in cui tu non mi affidi la delega, significa che non ti fidi di me. Viene il dubbio, no? Allora vieni. Quindi io vorrei essere solidale anche con queste persone, ma soprattutto perché, no? A loro le deleghe non sono state date, ma le deleghe sono state date a chi apparteneva all'opposizione. Questo è ancora più grave. Cioè, deleghe che sono state date a Di Lorenzo, deleghe che sono state date, quelle che gestivo io, a Silvio Longobucco, che poi Silvio ha delle deleghe senza potere decisionale. Cioè, è un delegato senza potere decisionale. Ogni qualvolta deve organizzare, deve chiedere. Io questo no, io organizzavo e facevo dal momento in cui Scusami, poi chiudiamo, non perché non ti voglio lasciar parlare, ci mancherebbe, ma perché io devo mettere... Ma questo non è uno sfogo, è perché tu mi hai chiesto un resoconto e io ti sto... Stai esponendo quello che è successo. Infatti io voglio anche chiederti, conosciamo il passato del consigliere Di Lorenzo, quello che ha fatto nella sua carriera, e quindi era forse la persona più giusta da mettere a capo della polizia locale, e alcuni risultati sono visti, anzi io gli faccio da questi microfoni i complimenti, al di là di quando uno si prende il caffè al bar, perché nei paesi li ci conosciamo tutti. Forse chi poteva meglio di Longobucco sostituire Orrico, visto che lo ha fatto per molti anni l'assessore? Forse è questa la spiegazione. Allora, lui, Silvio, ha fatto l'assessore diversi anni fa, quando le condizioni erano ben diverse. Diversi anni fa c'era anche la possibilità di avere delle risorse economiche nel bilancio. In effetti, se non erro, Silvio mi disse che aveva intorno a 20-30 mila euro, insomma, solo per quanto riguarda il capitolo spettacolo. Poi c'era turismo e c'era sport. No, io invece avrei fatto un'altra cosa. Le deleghe che sono state affidate a Silvio, io le avrei affidate ai consiglieri comunali. Ad esempio, una delega allo sport l'avrei data a Francesco Marino, che è un ragazzo sportivo, che, certo, insomma, segue lo sport, che frequenta lo sport. Una delega allo spettacolo l'avrei dato ad Alessia Fanfarillo, perché è una ragazza, anche lei, che si dà da fare, anzi, voleva all'epoca collaborare. Perché adesso mi sa che è ritornata in maggioranza. E Alessia è ritornata in maggioranza insieme a Lombardo. E poi la delega al turismo, perché no? C'è Emanuele Fortunato, c'è la stessa Antonella Maiorano, insomma, c'è Deborah Crocamo. Cioè, lui ce li ha gli assessori, insomma. Non vedo il perché
sia stato accontentato una persona che era all'opposizione, cioè che sì, che era all'opposizione e non delle persone che hanno contribuito a far vincere la sua lista, perché se Gennaro Licursi si trova là è anche merito di questi ragazzi che hanno portato voti. Certo, Eugenio, io ti ringrazio, ci siamo prolungati perché poi le chiacchierate con te sono gradevoli e scopriamo sempre cose nuove, no? Ripeto, il sindaco, gli assessori, tutti quelli che sono stati nominati e non. Noi siamo qua perché abbiamo ascoltato le mie, come si dice, le mie valutazioni non contano, contano quelle del consigliere. Orrico perché sicuramente è lui che le ha vissute in prima persona, quindi le sue sensazioni, le sue convinzioni bisogna tenerle in alta considerazione. Ovviamente noi ci atteniamo ai fatti e i fatti, devo essere molto sincero, Eugenio, non ci dovevi convincere di quello che hai detto perché forse eravamo già convinti. Io ti Ma ringrazio tutto moltissimo. ciò che ho detto è stato detto e ridetto in tempi passati e per quanto riguarda le affermazioni del Consiglio Comunale, chi vuole le può trovare in un dischetto, quindi chiedere fare la richiesta di avere il dischetto al segretario comunale, il segretario glielo dà, insomma. Quindi io mi sono attenuto a quelli che sono stati i fatti, facendo anche un resoconto di quello che è stato il passato. Io ti ringrazio moltissimo e spero che in primis Gennaro Licursi, il sindaco, voglia fare una replica perché è giusto che sia così. Voglio ringraziarti perché sei sempre disponibile e poi è facile dialogare con te perché sei abituato a questi aggeggi, questo modo di fare. Quindi vedi, io non mi sto comportando da intervistatore, ma da amico Oh, che vuole è sapere. stata una piacevole chiacchierata questa, Umberto. Devo dire veramente che io mi trovo bene con te perché, insomma, tu sei un professionista, io ho fatto da tempo questo mestiere, adesso sono in stand-by, come si suol dire, e quindi, insomma, mi fa piacere quando davanti a me trovo una persona preparata. Ti ringrazio. Che ti mette a tuo agio e che ti fa domande precise e concise e ti dà la possibilità di dare risposte altrettanto precise e concise. Grazie. Io intanto vi saluto perché questa bella chiacchierata che ci siamo fatti, sperando che molti di voi saranno interessati a quello che stiamo dicendo, e ringrazio ancora il consigliere capogruppo di Pensiamo a Scalea del comune di Scalea, appunto. Grazie ancora. Voglio mandare i saluti a tutti quelli che ne fanno parte del consiglio. Noi siamo qua, vi aspettiamo anche se venite in 10. Grazie, Eugenio. Grazie a voi.